venuto con Padre Pio per raccontarvi quello che accadeva il 18 novembre del 1912. Padre Pio si trovava per una strana malattia a Pietrelcina. Ecco, lui stava male in convento, ma quando stava nella sua terra natale, quando stava a casa sua dai suoi, si riprendeva. Ma lì non mancavano le colluttazioni e soprattutto le insidie diaboliche. Infatti proprio in questa giornata, nel 1912, lui scrisse una lettera a Padre Agostino dove gli racconta quello che gli faceva il demonio. Infatti scrive: caro padre, sono debole assai, il nemico non vuole quasi abbandonarmi più, cerca di avvelenarmi la vita con le sue insidie infernali. Gesù e la sua diletta madre, l'angiolino, con gli altri mi vanno sempre incoraggiando, non tralasciando di riprendermi che la vittima, per dirsi tale, bisogna che perda tutto il suo sangue. Combattere con l'avere a fianco un sì tenero padre è dolce e consolante. Poi nella lettera Padre Pio racconta che fu proprio l'arciprete a fargli visita e scoprire insieme a Padre Pio che tutte le lettere che gli giungevano da Padre Agostino gli giungevano imbrattate di inchiostro. E poi insieme allo stesso arciprete, anche alla nipote dell'arciprete, con l'acqua santa e diverse benedizioni ed esorcismi che facevano, riuscivano poi a leggere quello che vi era scritto nelle lettere di Padre Agostino. E di lì poi sappiamo bene e conosciamo la strategia che ebbe lo stesso Padre Agostino nell'andare a scrivere queste lettere in francese a Padre Pio, che con l'aiuto del suo angelo custode riusciva a tradurre. Chiaro, era una strategia che non stava bene al demonio e cercò così di indispettire anche i due confratelli facendogli questi scherzi.